So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre. Terme della Salvarola, tutte le cure termali. Ho fatto l'intervento all'anca, anzi tutti e due, e grazie alla riabilitazione a Balnea, nell'acqua termale, riesco a fare tutto quello che facevo prima. Frequento Balnea da circa 13 anni, mi trovo molto bene perché è un complesso dove non manca assolutamente nulla. C'è una equipe molto armoniosa e si passano delle giornate molto piacevoli. Terme della Salvarola e Centro Benessere Balnea in collina a 3 km da Sassuolo, Modena. Buonasera. Una scommessa vinta, così l'assessora alla cultura Angela Ruini definisce in una nota l'edizione 2020 del Festival Filosofia, archiviato domenica. Un'edizione caratterizzata dall'osservanza delle norme anticontagio. Nel ventennale di questa manifestazione pochi avrebbero pensato di poter tornare nelle piazze per iniziative culturali come questa, commenta l'assessore. Consideriamo vinta la scommessa. Con il Festival Filosofia 2020 è stato dimostrato che è possibile tornare a proporre iniziative culturali per molte persone nel necessario rispetto delle regole di tutela della salute di tutti. Ruini ricorda anche l'impegno e lo sforzo organizzativo di molti. La scommessa l'abbiamo vinta insieme, la città si è presentata al meglio grazie al lavoro di tanti professionisti e alla disponibilità di tanti volontari che hanno dato il massimo perché l'organizzazione fosse ottimale. Le scuole primarie sassolesi sono ancora alla ricerca di volontari per servizi accessori. Nello specifico, alla scuola Vittorino da Feltre si cercano figure dal lunedì al venerdì dalle 16.15 alle 16.45 per sorveglianza di 3 alunni all'interno dell'edificio e alle 16.40 per accompagnamento al bus. Alla scuola Caduti per la Libertà si richiede la disponibilità di volontari dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 8 e dalle 15.50 alle 16.15. Per custodia e sorveglianza di un massimo di 25 alunni all'interno della scuola e alle 16.10 per accompagnamento al bus. Il servizio partirà domani e continuerà fino a venerdì 2 ottobre. Dal 5 ottobre poi, con l'avvio del servizio pre e post scuola, sarà svolto da personale educativo. Nicolò Spezzani, grafico pubblicitario nel mondo dell'abbigliamento, durante il lockdown ha deciso di proiettare la città di Sassuolo dentro uno dei giochi da tavolo più noti di sempre, Monopoli. È nato così Sassuopoli. Scopriamo di cosa si tratta nel nostro servizio. A forza di giocare a casa con giochi da tavolo un po' più famosi è nata questa idea e spero stia piacendo a tutti. Ho cercato di toccare i tasti che i sassolesi amano, locali, aziende piuttosto che ristoranti, eccetera, e per il momento sembra che stia piacendo. La realizzazione in toto tra idea grafica e contatti, stabilire insomma tutti quelli che erano, potevano essere i fornitori, un mese ci è voluto. Era un periodo difficile per andare a chiedere dei soldi fondamentalmente a degli sponsor, ma c'è stata una buona risposta, segno che probabilmente il gioco è piaciuto da subito e quindi è anche grazie, anzi soprattutto grazie agli sponsor, che il progetto è andato in porto. Inizialmente era tutto devoluto in beneficenza, almeno la prima stampa che ho fatto è andato tutto in beneficenza. Vediamo cosa succederà adesso in base al seguito che può avere e a come mettere in fila un po' le cose. Potrebbe esserci un'idea durante le fiere d'ottobre di fare un evento in cui si gioca a Sassuopoli tutti insieme, magari presso uno degli sponsor, anzi lancio l'appello, se qualcuno se la sente e ha lo spazio, ben volentieri. E niente, grazie per tutto il sostegno e buon Sassuopoli!
Sabato mattina alle 10 nella Galleria d'Arte Jacopo Cavedoni sarà inaugurata la mostra di Efrem Gherardini, che raccoglie scatti che ritraggono ambientazioni pubblicitarie e fotografie realizzate durante viaggi di lavoro all'estero. L'esposizione sarà visitabile tutti i giorni tranne il lunedì fino a mercoledì 7 ottobre. Ed ora passiamo allo sport. Dopo la vittoria di sabato contro l'Empoli nella prima giornata di campionato, la primavera nero-verde si prepara a tornare in campo. Domani mattina la squadra di Mister Bigica ospiterà lo stadio Ricci La Spal nel primo turno eliminatorio della Primavera Team Cup. La gara si giocherà a porte chiuse. Grazie per essere stati con noi anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto. L'appuntamento come sempre è a domani. Buona serata.